Ciao ragazzi, allora cominciamo questo tempo quaresima con una bellissima parola che è una parola che ci invita a fidarci di qualcuno. E con qualcuno è fidarci di Dio, che Lui si presenta a noi come un vero padre, cioè colui che ci dà la vita, ma non soltanto che ci dà la vita, ma che vuole avere una relazione con noi, una relazione ravvicinata, una relazione intima, una relazione che ci dà un po' il sapore della nostra esistenza. E questo Vangelo si presenta una vecchia bestia già conosciuta nella umanità, il diavolo. Il diavolo, come lo dice già il suo nome, il divisore. E adesso si presenta di nuovo per tentare non più al primo Adamo, ma al secondo Adamo. Vuole tentare Cristo, vuole tentare a colui che rappresenta l'amore di Dio verso l'uomo. Allora tutto ciò, tutte queste tentazioni, cerca un'altra volta la divisione. E questo è il nostro combattimento, questo è quello che ci invita il Vangelo in questo tempo di Quaresima, ci apre questa porta. Affidarci di Dio, affidarci alla sua paternità. Saremo tentati, certamente che saremo tentati, ma abbiamo dentro di noi una forza immensa. Questa forza immensa si chiama lo Spirito di Cristo, lo Spirito di Figlio. Cerchiamo allora di vivere questa relazione con Dio, cerchiamo di vivere questa fiducia verso questa paternità, per sentirci figli, per sentirci accompagnati e non abbandonati. Tutto lì. Buona quaresima, buona fiducia, buon cammino.